La prova finale, il rimbambificatore. Le regole del... E ad affangulo tutto quanto. È da matto. Una voce che ha accompagnato l'infanzia di tutti noi. Ha dato la voce a dei guerrieri, eroi. A volte ha vinto, a volte le ha prese, anche se non è Brumotti. Massimo De Ambrosis. Beh, pensavo parlassi di un altro. Tu sei la voce di tanti attori molto conosciuti, Edward Norton, sì. Owen Wilson, pure Luke Wilson, hai doppiato pure il fratello, sì. Steve Carell, poi infatti farò una domanda specifica su quella famosa scena di una settimana d'addio del bla 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 cacca-pupù. La voce di Spike Spiegel, di Cowboy Bebop, Wolfhood, di Trigun e... Sei stato ovviamente la voce di Chandler di Friends. Sì. Ma veniamo a te. Dove sei nato? A Roma. Romano romano, anche di origine? No, mio padre è di Torino, mia madre è di Napoli. Vabbè, è venuto a Roma che era piccolo. Poi non so se l'hai mai sentito nominare di mio padre. Vagamente. Non è proprio uno sconosciuto. No, infatti. A 5 anni è venuto a Roma a girare I bambini ci guardano con De Sica. Quello ha conosciuto mia madre a Roma, si sono sposati. Basta. E quindi a casa tua che dialetto si parlava? Non si è mai parlato dialetto. Ah, ecco. Ti è mai capitato quindi di risentire i suoni dei parenti di Torino, dei parenti di Napoli? Sì, beh, sono bellissimi. Quelli di Torino meno, perché insomma era più difficile venire su al nord, mentre Napoli li ho frequentati un po' di più perché una parte dei parenti stava a Roma, quindi il napoletano lo capisco molto di più, anche quello stretto. Ok, ah, ottimo, qui volevo arrivare. Ti hanno mai insegnato qualche scioglilingua in napoletano, qualche gioco di parole, qualche detto? C'era mia nonna che ogni tanto tirava fuori qualcuno tipo dalle e dalle si spiezzano pure i metal. Quindi aveva questi ditti. Tuo padre Luciano De Ambrosis diventato poi da attore, grande doppiatore. Sì, doppiatore. E tu hai seguito inizialmente il percorso del doppiaggio o sei passato? No, io all'inizio ho cominciato a fare doppiaggio non grazie a mio padre, ma grazie al signor Gualtiero De Angeli, altra robetta dell'epoca, sì. Che mi vide fare una recita su dove facevo Mowgli da bambino. Okay. Mi chiamò a fare un turno alla Safa Palatino. Ragazzi, qui sto citando il Giurassico proprio. Sono una razza in via d'estinzione, che poi sono diventati studi della televisione, adesso non so cosa ci sia adesso. Penso addirittura facevo un personaggio che era figlio di mio padre, nel senso mio padre doppiava, faceva lo sceriffo, io facevo il figlio dello sceriffo. E questa è stata la mia prima cosa di doppiaggio, che avevo 9 anni nel 74, quindi quest'anno faccio 50 anni di lavoro. Parliamone. Poi però so che tu hai fatto anche teatro. Ho fatto la scuola di proietti a Roma, il laboratorio, e poi ho fatto teatro per parecchi anni. Poi un bel giorno ho deciso di non fare più lo zingaro. Sono ritornato a quello che era il mio lavoro precedente, quindi ho ricominciato a fare un pochino di doppiaggio, sono rientrato nell'ambiente, insomma, è diventato il mio lavoro a tempo pieno. E da lì tutti e tanti personaggi che tutti conosciamo e seguiamo. Tra questi personaggi c'è Dito Corto, del Trono di Spade, Baffetto, Ammaliato. Sì. Diciamo un personaggio, come possiamo definirlo, una merda? Diciamo una merda. Quella lavorazione mi è rimasta impressa perché quando arrivavamo lì, no, non capivamo molto quello che succedeva. Infatti ogni tanto una delle gag era: senti, io questa battuta l'ho capita, la vogliamo cambiare? Ma era per una questione di adattamento? E no, la serie è proprio così, è tutta molto misteriosa. Poi alla fine torna tutto, certo. Però era proprio strutturata così, era molto particolare. Ora, immaginiamo che il tuo personaggio di Dito Corto, sì, questo ammaliatore, questo che... la merda, insomma, sì, viene contattato da una TV locale per fare delle televendite. Dito Corto potrebbe vendere qualunque cosa. Come venderebbe questo filo? Dito Corto. Filo. Fin dove arriva? Domani. Prezzo? Come? Basso. Così. Perché non si deve capire e non capire. Però allora, come venderebbe un fenicottero rosa? Vabbè. Fenicottero rosa? Io faccio la vallina. La velina, faccio la valletta. In casa. Vai. Lontano, sguardo fisso, prezzo come basso. Cioè, che finale è sempre quello. È quello. Questo me lo tengo qui. Come si chiama? Non c'è. Angelo. Ovviamente io vi ricordo che se siete curiosi di vedere anche un po' di retroscena dei video che fanno parte di Scuola di Voce, vi ricordo che c'è la sezione abbonamenti, dove potete abbonarvi e vedere tutti i contenuti esclusivi solo per voi. Ma ora
mi faccio un po' gli affari tuoi. Sì. Sei il figlio di grande doppiatore, sì, Luciano De Ambrosi. È stato lui a trasmetterti la passione per questo mestiere o è una cosa che hai scoperto tu guardandolo? Sono sincero, secondo me quando tu nasci in una famiglia dove comunque magari hai genitori musicisti, c'hai nelle orecchie da quando sei bambino determinate cose. Papà tornava, lo sentivo in televisione. Quindi secondo me queste cose lavorano all'interno e ti portano in una direzione se sei interessato. Perché io per esempio ho una sorella più grande che doppiato mi avrò di meno. Ci avrò avuto sì 12-13 anni. E lì hai detto... mi piaceva comunque, ecco, recitare. Da per quello ho fatto teatro, che mi ha portato tanto anche poi nell'altro lavoro, insomma. Secondo te, perché poi è soggettivo, qual è stato il miglior doppiaggio della tua carriera, a parte Calculon di Futurama? Peccato, hai citato quello più bello di tutti. Forse Fight Club, ma più American History X, è proprio un'altra cosa. Doppiare Edward Norton è, immagino... Vabbè, ma lui è bravissimo. A Roma si dice se la magna la telecamera, poi tu lo sai meglio di me sicuramente, quando doppi uno bravo è più facile questa perché quando non sai cosa fare fai quello che fa lui. Esatto. Sono stato guidato anche molto bene da Sandro Acerbo che poi è stato te stesso in Fight Club. Esatto, perché... però insomma devo dire quello è stato un bel lavoro. È anche stato il tuo più complesso o ce n'è stato qualcuno che veramente uscivi dalla sala sudato? No, vabbè, allora forse guarda ce n'è uno secondo me mi ha un pochino lasciato una cosa che è Benvenuti a Marwen, Steve Carrell, e c'è una scena quella dove qua lui sta al processo se non ricordo male, dove io la prima volta che è passata sullo schermo la scena, la seconda volta ho detto fermi tutti, io devo piangere. Pianto, mi sono sfogato perché era pazzesca. E lo stato d'animo è stato molto pesante. Non so se vi ricordate la storia, insomma, lui viene malmenato da questi perché lui, insomma, ha dei problemi mentali e quindi se li ritrova al processo, ha paura, immagina che ci siano i nazisti al processo, insomma, c'è veramente una situazione particolare. Alla fine... Ti sfianca. Sì, era abbastanza sfiancante. Però sono stato molto contento del risultato, insomma. E questa è anche una cosa bella, perché a volte uno tende a identificare un attore comico, un attore drammatico, un attore di... Invece doppiando Steve Carell in situazioni diverse stiamo parlando di un altro mostro, eh. Steve Carell, stiamo a livelli di Buster Keaton. Cioè ci fa delle scene e lui non muove un muscolo e tu diventi pazzo. È bravissimo. Prima abbiamo detto che sì, tuo padre è famoso doppiatore, ma sì, anche i tuoi figli sono Stanno cominciando. Spero che sia una cosa che li appassioni, perché questo mestiere purtroppo devi imparare sempre. Io tutt'oggi ogni tanto sto lì dietro, mi sento qualcuno e rubo intonazioni, rubo sfumature, perché sto mestiere si fa così. E poi le cose si prendono e poi le fai tu, no? Certo. Quello è fondamentale. Però non devi mai ritenerti arrivato. Quel giorno puoi anche andare a casa, arrivederci e smetti di lavorare, non hai più lo stimolo, non hai quella ricerca, quella volontà, quella voglia di migliorare, comunque, perché ci si può sempre migliorare. C'è un direttore che mi diceva sempre: per quanto hai fatto bene l'anello, sappi che se te lo faccio arrivare è perché lo puoi fare meglio. Sì, perché la perfezione non esiste, puoi sempre migliorarlo, puoi sempre farlo in un altro modo. Comunque a me mi è capitato spesse volte come direttore che tu la pensi in un certo modo, l'attore te la fa in un altro e fai però a mai mi ha convinto. Quindi vuol dire che c'era un altro modo, che te l'ha risolta in un altro modo. Sì, però a volte può capitare anche di improvvisare. Dicevamo all'inizio la scena di Steve Carell in Una settimana d'addio dove... Sì. Ora lì magari è stato fatto un lavoro di fino su ogni apertura di bocca. L'ho imparata a memoria. Per forza. non c'erano possibilità. No, anche perché probabilmente andava a 300 all'ora, faceva 400 cambiamenti e ho detto vabbè, la sua rivista fino ha imparato a memoria, l'ho fatta. Anche perché molto probabilmente lui l'ha improvvisata, quindi andare a doppiare su un'improvvisazione non è facile, per niente, essendo che poi veniva inquadrato Jim Carrey che gli muoveva la bocca. Io continuavo a doppiare lui. Su di lui. Io continuavo a doppiare lui. E certo, sì, perché così seguivi. Assolutamente sì. Boom ragazzi, sono nella fabbrica più profumata del mondo, quella che produce il burro d'arachidi di Prozis. Praticamente è tutto il viaggio che fanno le arachidi fino a entrare nel forno per essere tostate e poi escono di qua. Qua c'è il sistema di raffreddamento, qui è dove vengono sbucciate le arachidi che vengono poi smistate. Fino a qua le arachidi sono ancora arachidi, poi vengono triturate e da lì vedete esce il burro appena fatto. Qui preparano i barattoli, sembra di stare in una puntata di Come è fatto. I barattoli una volta riempiti vengono sigillati per mantenere ovviamente la freschezza del prodotto, poi vengono trasportati avanti al fissaggio del coperchio che avviene qui con queste bellissime macchine rotanti. La bilancia serve a controllare che ogni barattolo venga riempito per circa mezzo chilo. Dopodiché c'è l'etichettamento e qui pronti per essere inscatolati. Ne prendo uno perché voglio provarlo appena uscito dalla fabbrica. Non mi hanno visto, non mi hanno visto.
Ovviamente utilizzando il codice Merluz10 avrete anche il 10% di sconto. Dovete sapere, ragazzi, che io e Massimo abbiamo doppiato un film dove eravamo protagonista e antagonista, Shazam, dove tu eri Mark Strong. Sì, ma l'ho scoperto dopo, perché come al solito lavorando in seconda infatti, colonna. Io l'ho scoperto quando... Scopri dopo, no? Tu l'hai scoperto perché mi hai sentito a me. Io sì, non c'avevo nessuno prima di me. Quindi abbiamo preparato una clip che noi ridoppieremo cambiando il contesto. Va bene. Completamente. Va bene. Allora, in questa scena Sivana sta tenendo prigionieri i fratelli di Shazam. Lui arriva perché gli viene in ostaggio e dice: entra dentro, entra dentro. Noi però adesso cambieremo totalmente il contesto. Il tema è la consegna della pizza. Ho portato la pizza! Che? Quale pizza? La prosciutto e funghi senza mozzarella! L'abbiamo ordinata con la mozzarella invece! C'è un mostro. Sì, non è che io adesso metto e levo mozzarelle qua, però. Io l'ho portata, la prendete in qualche modo. Scusi, eh? Vieni, vieni. Ah, hai due orecchie. Eh sì, però senza mozzarella. Vediamo, una e due. Ah, va bene, senza mozzarella. È l'unica, non è che... Neanche il caciocavallo ci hai voluto mettere? No, mi fa allergia al caciocavallo, a me, però. Abrut. Abrut catabrut. E abbiamo ridoppiato Shazam, adesso andrà in onda così. Così ci cacciano via. In Blu-ray nuova Shazam, edizione limitata. Ma torniamo a una cosa che abbiamo detto all'inizio, sì. Qualche curiosità. Da tutti gli attori che hai doppiato, abbiamo citato prima... Qualche mese fa è mancato Matthew Perry, sì. Chandler di Friends. Sì. Tu l'hai doppiato per 10 anni. Lo sapevo a memoria. Sapevo già prima che aprisse bocca cosa avrebbe detto o fatto. Eh beh, quando doppi un attore così lo cominci a conoscere molto bene. In un'intervista ha rilasciato una dichiarazione che ho trovata fantastica. Ha detto che l'unica stagione in cui era sobrio dei Friends è stata la nona. E le altre nove stagioni era sempre... vabbè ragazzi, c'aveva grosse problematiche. Però era una serie molto divertente, scritta bene, molto goliardica. E poi in quei tempi era anche... un po' rivoluzionaria, perché c'erano molti riferimenti a cose del quotidiano, alle pubblicità, a personaggi, a cose. Infatti alcune volte sono state cambiate delle battute perché da noi ancora non si conoscevano determinate cose, che poi invece oggi sembra un pugno in un occhio, insomma. Sì. C'era una bambina con le scarpine in mano e gli faceva just do it, capito? Ah, che era lo slogan che però in Italia non c'era, e quindi ci avevano fatto dire mettitele, capito? Ma cioè non ha senso. Però all'epoca era così. Tu sei stato con altri 5 colleghi, sì, per 10 anni, perché poi immagino che quelli erano gli anni in cui non si stava sempre da soli in sala. Si lavorava insieme. Si lavorava insieme. Sì. Quindi per 10 anni avete fatto questa serie storica, rimasta ormai nel cuore di chiunque. Che legame si è creato? Che legame è rimasto con gli altri? Ma con, guarda, le altre voci, allora, di Friends? Eravamo tutte persone intanto che ci frequentavamo anche prima, perché venivamo tutti dalla stessa società. Siamo trovati in una lavorazione tutti insieme e chiaramente c'è un legame che non ormai è diventato indissolubile. Anche la sinergia, stare alle giro, sì, tutta un'altra cosa, cioè... Allora devi sapere che poi in merito a questo, vai, abbiamo recuperato questa chicca. Non so se ti ricordi questa cosa. Mi ricordo il freddo. Ma dov'era qua? Perché la fontana è molto simile. Cattolica. Simone, Barbara. Vedi, c'avevo qualche chiletto in più. Sì. Vittorio, amore. Che bellezza, il freddo, mamma mia. Che poi eravate pure dentro, c'era la fontana. E poi qui dietro c'era tutta cattolica a guardare questa cosa da squilibrati. Pieno di gente. Pieno di gente. Ma di chi fu l'idea di rigirare questa sigla? Allora, questa la sigla fu di l'idea Fresco, di un ragazzo che aveva la DeLorean, ti dico solo questo. Non capisco se mi hai detto in modo positivo o negativo. No, sì, no, positivo, creato lui. Niente, era un patito dei Friends, un patito di queste cose. Passammo 3 giorni a Cattolica per girare questa cosa. Poi è diventata anche una cosa molto carina. Sì, no, insomma, ma infatti io quando ero tempo fa era fighissima. Il problema era la fontana alla fine, faceva un freddo becco. C'era Barbara De Bortoli che mi faceva: non mi schizzare. Ma cosa, non ti schizzo? Siamo fradici. Adesso voglio sfidarti a un gioco che è stato reso celebre, appunto, da Friends. Questo gioco, tu non so se li conosci, si chiama Tazze. Non so giocare a tazze. Te l'insegno, andiamo, vedrai, è divertente. Sì. Ecco qua.
due carte a te e due carte a me. Cos'hai? 7 di cuori. No. E poi? Jolly. Ha fatto la super tazza. Hai vinto. Niente. Perché 7 e mezzo? No, è tazza. Ah, tazza. Tazza, tazza. Che c'hai tu? 10 di quadri. E poi? Donna di picche. Vabbè, allora tutte tu. Hai vinto un'altra volta. Super tazza. Tazza mega. Ah, tazza mega. Tazza mega è questa. 2. 9 o 8. Che c'hai tu? 3 di picche e jack di picche. Beh, ragazzi, non è possibile. Tazza piena. Tazza piena, hai vinto un'altra volta. Beh, vabbè. Niente, raga. È incredibile. Allora, siccome hai vinto, faccio la danza. Fai la danza della vittoria di Chandler. Tutto questo alla soglia di 60 anni. Pensate, Massimo Lembrasi. Alla soglia di 60 anni. Ah, siamo arrivati a quel momento qui. A quel momento lì, la prova finale. Un classico gioco che noi facciamo, che è il rimbambificatore. Sì. Paolo si sta attivando a livello tecnologico, io prenderò i nostri potentissimi mezzi, utilizzeremo queste. Ah, sei Edward Norton, hai ucciso il tuo alter ego di Fight Club, ma vuoi fondare un nuovo Fight Club da solo. Però sì, una cosa più soft, sì, cosa più tranquilla, un club di giardinaggio. Ok. Il Gardening Club. E devi convincermi a diventare membro di questo club di giardinaggio, dicendo le regole del Gardening Club. Okay. Dovrei parlare nel microfono del telefono. Le regole del Garden Club Fight sono le begonie mai vicino agli abeti, le rose solo con le margherite, la questa trappola che vi odio, ti mandai mai pazzi. Quarto, non ti scrivere, se no diventi come me adesso. E quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo, e ad affangulo tutto quanto. È da matti. Oh, te la sei cavata molto meglio. Tra tutti è quello che sei al secondo posto. Io all'ultimo. Io ho cominciato a schiumare dalla bocca. Quindi, Massimo, c'è qualche progetto che hai in cantiere? So che molte volte noi non possiamo dire quello a cui stiamo lavorando, a cui lavoreremo, perché siamo sempre... No, guarda, adesso ho cominciato un pochino di più a dirigere, per esempio, cosa che fino all'anno scorso non facevo praticamente, perché non avevo voglia, non mi piaceva. Non mi piaceva più come era diventato il lavoro di direttore. Invece adesso sta riprendendo un po', avendo... devo citare il nuovo contratto, abbiamo molte righe di meno a turno, quindi si riesce a lavorare in maniera più umana. E anche il fatto che un po' di cose, c'è un pochino più di libertà, diciamo, okay, su quelle che sono le scelte, su quelle che sono le cose, perché sennò eravamo troppo ingabbiati, cioè dobbiamo dire quella parola, dobbiamo usare quel termine, dobbiamo... Quindi un pochino troppo. Non pochino c'era troppo. Più una libertà artistica della direzione. Molto poco. Della direzione. Sì, molto meno di prima. Adesso devo dire che invece è, infatti ho ricominciato a fare qualche direzione, adesso ne dovrò fare 3 tra marzo e aprile, insomma, quindi oltre ovviamente anche a continuare a lavorare come attore, quello che mi va Dio, è la cosa più divertente del mondo. È verissimo. Massimo, grazie mille. Ma grazie a te. Grazie di essere stato mio ospite. Ragazzi, Massimo D'Ambrosis, la voce di 1000 personaggi animati. Che giochi l'hai mai fatti? Faccio tutto. Basta che mi paga. Grazie Massimo. Ciao. Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.